Dada è tornata. Ma c'era una canzone di Ivan Graziani che diceva: Dada è buona, Dada è. Sai, Uno scoperto di vogliamo recente, fare la sigletta, sì. dobbiamo farlo come sigletta. Dada è tornata, sta per tornare anche discograficamente. La vedremo un po' di volte anche dalle nostre, dalle sue parti prossimamente. Iniziamo da questa operazione che parte fra pochissimo, alla mezzanotte di giovedì, quindi Esatto, dopodomani, esatto. con un brano dal titolo che io non pronuncio. No, in realtà è Pronuncialo facile, tu. si pronuncia così come si scrive, Vermin, Vermin. che è un brano in realtà già esistente di una cantautrice che si chiama Eivor. Islandese. Esatto, che sono andata a pescare in realtà in adolescenza. Questo brano mi piaceva moltissimo, ho trovato un'assonanza con la lingua napoletana, una, diciamo, similitudine, e ho voluto riscriverlo in napoletano, avvicinandolo ovviamente di più al mio mondo. Il titolo significa sì mio, lei si riferisce a un ragazzo. Io mi riferisco invece al coraggio di essere, insomma, se stessi, e questo coraggio l'ho affidato a, secondo me, un emblema, diciamo, della naturalezza del combaciare con se stessi senza paura, ovvero la tarantina. Della fluidità ante litteram, no? Sì. L'ultimo femminile, il simbolo dei femminili napoletani. Però abbiamo detto che è un disco a puntate. Perché? È un disco a puntate perché ho scoperto di recente, con mia grande sorpresa, che in realtà la forma in cui mi trovo meglio è la gradualità, raggiungere tutte le cose momento dopo momento. Anche per questo comunque ho voluto rappresentare il tutto, racchiuderlo sotto l'immagine di Pulcinella in gravidanza, perché quale periodo migliore in cui si deve aspettare per conoscere il volto di qualcosa o di qualcuno. Quindi appuntate perché è la mia veste migliore, non mi Per appartiene cui molto. ogni venerdì, per 6 venerdì, se non Esatto, per sbaglio. 6 venerdì ci sarà un brano legato ad un corto diretto da me e da Byron Rosero, che rappresenta non solo alcune parti della mia personalità, ma anche parti della personalità di Napoli, della nostra città. Disco tutto in napoletano, noi abbiamo conosciuto Dada prima per i suoi singoli, poi l'abbiamo vista al Java Beach Party, poi l'abbiamo vista a X Factor. Questo disco a un certo punto verranno messi insieme questi pezzi e diventerà La Mammarella. Esatto, La Mammarella, il mio primo EP che ho sognato veramente tantissime volte, scarabocchiato, distrutto, adesso a quanto pare c'è, e si chiama Mammarella perché ho voluto, cioè, dopo aver raggruppato tutto sotto lo stesso tetto, ho detto come lo chiamo e ho pensato ad un termine più familiare possibile a me stessa, alla mia storia, ai miei ricordi, Mammarella, perché comunque spesso da piccolina mi dicevano: non fa a mammarella le carciofole, che vuol dire appunto non fare la mammina di un carciofo che non ha bisogno di una madre, e soprattutto non ti occupare di quello di cui non sei ancora in grado di Poi occuparti. le mammarelle sono buonissime. Sì. Quante ne hai comprate per il video? Questa è una storia bellissima. 100, che ovviamente il fruttivendolo ha detto: scusa, ma chi ha fatto tutti questi carciofi? Ne ho presi 100 che poi ho diviso allegramente da tutto il team, quindi quella settimana tutti in sintonia a mangiare carciofi. La copertina l'ho pubblicata ieri, quindi 100 carciofi sono ben visibili. Se contateli, perché se Sì, avessero rubato sì. qualcuno. Ci sono. Il disco è elettronico, come ci ha insegnato Dada, è sorprendentemente melodico. E io non posso parlare di tutti i brani se non mi picchiano, però qualcosa l'abbiamo già anticipato. Per cui, oltre ad altri 3 pezzi inediti, Sì. ci sono due cover sorprendenti per scelta. Una è Vesuvio degli Esatto. Zezzi e l'altra è Passione Eterna di Mario Di Mario Merola. Merola, Sono due sì. mondi che apparentemente potrebbero non andare insieme, no? Il folk revival militante e la canzone napoletana più sanguigna di Sì. sceneggiata. Forse questo è un po' il mio giochino inconsciamente, come fanno forse spesso i bambini, no? Avvicino mondi per entusiasmo e mondi apparentemente lontani scopro essere poi anche per mia meraviglia veramente solennemente vicini. Quindi ho pensato di toccare, tra virgolette, Mario Merola
quindi tra l'altro è la prima registrazione che ho fatto, non ho mai corretto, diciamo, la linea melodica, così come l'ho improvvisata, l'ho tenuta perché mi sembrava veramente, non lo so, una passione eterna, forse un po' più dolce, che toccava forse altre. Quella originale era Terzinata, poi conosciamo quella di Valentina Stella, più latinoamericana. Sì. Sì. La tua è soavemente digitale. Mentre il pezzo dei Zezzi, Vesuvio, che è un inno alla montagna che ci guarda dall'alto, che è insieme madre e pericolo, no? Sì, E lì si sente il beat, si sentono i suoni sì. Sì, etnici. lì, diciamo, l'ho intesa come la nostra parte indigena, la nostra parte etnica, il Vesuvio per noi è un totem, credo, un po' per tutti i napoletani, e l'ho voluta rendere con queste comunque sonorità assolutamente tribali, perché credo che faccia parte del nostro sottosuolo comunque emotivo, tutti siamo scanditi da questo pericolo, ma meraviglia al contempo. Il disco è autoprodotto. Un tempo un disco in napoletano nessuno avrebbe scommesso sulla lingua napoletana. Oggi è un po' più facile. Come vengono accolte le tue cose fuori dalla campagna? Sorprendentemente benissimo. Io sono cioè mi piace dire, ricordare che secondo me in realtà Napoli e la lingua napoletana sono sempre state di moda, in realtà. Mi viene da dire anche dai greci, cioè Napoli comunque è sempre stata Ma le canzoni di Pino di Daniele o degli moda. Anna Megretta le radio non le trasmettevano, mentre oggi i Questo rapper milanesi fanno a gara a fare finta di cantare in napoletano. no. Certo, questo ci fa sorridere, no? Nel senso. È una, non voglio dire una soddisfazione, ma è un giochino simpatico da guardare dall'esterno, ovviamente. Credo che sicuramente oggi Napoli sia molto attrattiva, no? Per tanti motivi. Io vengo accolta benissimo fuori, anzi, la maggior parte dei concerti che ricordo con più entusiasmo e coinvolgimento sono stati anche fuori Napoli. Questo mi ha regalato tantissime emozioni e gioia. Ultimamente al Miami, a Milano, vedevo in prima fila una bambina che cantava tutte le canzoni con le parole, quindi io e lei giocavamo anche mentre cantavo. Quando mi sono avvicinata perché cioè voleva salutarmi, era milanese, quindi per me una bambina così piccola, penso avesse avuto 7-8 anni, che ha imparato tutti i testi in napoletano, è speciale come emozione. Assolutamente. Nel disco ci sono altri personaggi, non facciamo lo spoiler, ma troverete vicine di casa, capere, miti e riti napoletani di ieri e di oggi. Tra i concerti da ricordare, secondo me ci devi aggiungere quello di sabato prossimo, anche perché sennò mi Assolutamente, arrabbio. sì, assolutamente. Ma ci tengo moltissimo. Lo sai che io spesso ho detto che avrei voluto essere la moglie di Carosone, quindi essere al premio Carosone per me è bellissimo. Che sarà appunto sabato, questo sabato, 1 luglio. Tra l'altro la partecipazione è gratuita, quindi credo che non ci sia cosa più bella di Sì, accogliere. è una festa nel nome di Renato Carosone, con omaggi anche a tanti altri grandi della canzone napoletana e non solo, da Pino Daniele a Sergio Bruni nel ventennale della scomparsa, da Domenico Modugno a Federico Salvatore. Che cosa farai? Io farò una torero di Carosone, tra virgolette, a modo mio, e poi presenterò il brano che esce appunto giovedì Quindi lo facciamo a proprio al Berlino, la debutto prima dal vivo, non volta, è che sì, venerdì vai a no, farlo no, da no, qualche non l'ho mai parte. cantata, quindi sarà la prima volta, vediamo anche come, essendo molto emotiva, vediamo come me la cavo. Va bene, poi il 28 luglio tornerà all'Arena Flegrea per una serata completamente al femminile dedicata alle Vesuviane. E poi cos'altro succede quest'estate? E sarò appunto in tour da adesso sino a settembre, tantissime date, presto in Sardegna, Logopogo Festival, Luna Park, a Napoli, Pessoa, ci sono tantissime date e per me non c'è cosa più bella che toccare anche le isole, di solito non è scontato, no? Andare un po' in giro, e non mi aspettavo fosse così faticoso, però ce la Ma ti facciamo. abbronzi?
Io Niente, no, metti io l'ombrellino. rifletto Tu poi metti adesso. l'ombrellino. No. Non funziona No, ma mai. non succede nulla, sono diversamente mediterranea. E infatti una delle cose buffe di questa operazione è questo pulcinella diafano, questo Sì. pulcinella biancherrimo. Sì, da piccolina io praticamente soffrivo molto del fatto che i miei amici mi chiamassero tipo Bustelat, perché ero veramente bianchissima. Poi ho scoperto comunque anche una mia narrativa, no? Man mano, con questa gradualità, l'accettazione anche estetica e personale, ad esempio la timidezza che sinceramente non voglio ancora nascondere sul palco, non mi piace nascondere, mi piace che il pubblico se ne accorga, che insieme costruiamo anche il mio modo di stare sul palco, perché venendo dalla musica classica ero abituata a un bellissimo scudo, la chitarra classica, adesso sono, diciamo, mutata e devo ancora trovare il modo Vabbè, però c'hai la di. tua console che ti protegge. C'è la console, ma adesso anche questa la sto spostando perché voglio proprio. Va bene, il Black Pulcinella di Clementino l'abbiamo conosciuto, il Pulcinella pallido di Dadà è un Pierrot Lunaire napulegno assai. Dada è buona, cantava Ivan Graziani. Dada è tornata. Grazie. Grazie.